Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo delle Salomon Genesis, una scarpa da trail che mi ha veramente stupito per la sua polifunzionalità e anche per il suo prezzo. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno della recensione completa. Iniziamo come al solito dalla suola di queste Genesis, perché qui troviamo la classica suola Contagrip di Salomon. Una suola che va molto bene su tutto quello che è l'asciutto, tra la roccia asciutta, single track eccetera, non ha nessun problema. Dove presenta il suo limite è tutto quello che è invece il bagnato. Roccia bagnata tende a scivolare parecchio, sul fango nonostante abbia un tassello da 4,5 mm comunque tende a scivolare perché il fango fa fatica a disperdersi con tutti questi tasselli. Diciamo che è una suola ottima nel mondo dell'asciutto. Quando inizia ad essere bagnato bisogna fare un pochino di attenzione, soprattutto sul terreno magari più tecnico. Però tutto quello che è l'asciutto lì veramente mi è piaciuta tanto. Passando invece all'intersuola, qui troviamo un classico Energy Foam di Salomon. Un drop di 8 mm con un'altezza di 26 mm sull'avampiede e 34 sul tallone. Un Energy Foam che mi è piaciuto soprattutto perché ha un'ottima ammortizzazione. Non è una scarpa sicuramente col quale andare a dei ritmi folli, col quale cercare il proprio personal best. È più una scarpa magari col quale pensare di andare su una lunga distanza rispetto che su una gara corta e veloce. È una scarpa comunque con quale a 5 al chilometro si riesce a correre senza nessun problema. È una scarpa magari più pensata, e dopo lo vediamo, per chi durante le gare magari ha dei ritmi un pochino più blandi. Però dal punto di vista dell'ammortizzazione, devo dire, è fatto veramente molto bene, molto ammortizzata. E poi insieme anche a tutto quello che è lo chassis, devo dire che gli dà un'ottima stabilità. Ma di questo ne parliamo dopo quando vediamo il tallone. Passando alla parte della tomaia, iniziando dal puntale, qui troviamo un puntale che è mediamente duro, ovvero un puntale che bisogna comunque fare un pochino di attenzione quando corriamo, perché se prendiamo dentro una roccia un po' di male lo sentiamo. Invece per quanto riguarda la tomaia vera e propria, questa è in Matrix. Dunque una tomaia che, conoscendo il Matrix, sicuramente sarà durevole nel tempo, perché come materiale davvero è molto molto durevole. Ed anche molto traspirante, perché comunque la trama del Matrix è abbastanza ampia e fa passare tanta tanta aria. Quindi da questo punto di vista diciamo un'ottima tomaia, sia dal punto di vista della durabilità sia dal punto di vista della traspirabilità. Arrivando invece alla zona del tallone, qui troviamo un classico tallone che è un pochino meno strutturato rispetto al solito anche nella parte più bassa. Questo però non gli impedisce, come dicevo grazie allo chassis dell'intersuola, di far sì che questa scarpa comunque sia abbastanza stabile. Non ci andrei a fare magari delle gare super tecniche, però se durante una corsa troviamo un po' di tecnico, qualche roccetta, non avremo nessun problema. Un tallone poi che dal punto di vista dell'imbottitura è abbastanza classico, abbastanza minimal, un tallone che comunque dal suo punto di vista svolge un'ottima funzione. Parlando invece di allacciatura e linguetta, la linguetta è classica, molto semplice, imbottita, svolge ottimamente il proprio lavoro. L'allacciatura al classico sistema Quick Lease di Salomon, un sistema che piace o non piace, è molto personale. Personalmente non mi trovo mai super bene perché non riesco mai a trovare la giusta pressione dell'allacciatura, però volendo comunque si può anche togliere e far passare dei lacci classici, volendo. Quindi diciamo da questo punto di vista va molto a sensazione personale. Parlando invece della grandezza dell'avampiede, diciamo che abbiamo un avampiede normale. Non è né troppo ampio né troppo stretto, un avampiede classico, un avampiede che personalmente mi ha permesso di prendere il classico numero di Salomon che prendo sempre, senza dover optare né per mezza taglia in più né per mezza taglia in meno. Arriviamo a capire però dove vi consiglio di utilizzare e soprattutto a chi le consiglio. Io consiglio queste Salomon Genesis a un pubblico molto ampio, che va dal trail runner meno esperto al trail runner intermedio. Diciamo dal trail runner che magari cammina tanto durante le gare e va a dei ritmi molto blandi, al trail runner che corre, però magari già le salite se le fa ancora camminando, diciamo si corre molto, magari falsi piani e le parti in piano. Una calzatura che non vi consiglio se state cercando di andare a battere un vostro personal best, perché non è così tanto reattiva. Una scarpa che vi consiglio di più da utilizzare magari sulle lunghe distanze. Con una scarpa del genere io ci farei tranquillamente anche una 100 km senza nessun problema. L'unica cosa, come vi dicevo, fate attenzione ai tratti bagnati perché lì non dà proprio il massimo. Sicuramente una gara completamente asciutta sarà l'ideale per questa Genesis. Arriviamo dunque alle conclusioni per questa Salomon Genesis, iniziando dal prezzo, perché online Salomon la vende a 150 euro ma si trova già attorno ai 120 euro. Ve la consiglio
Sì, perché secondo me è un'ottima scarpa abbastanza tuttofare, una scarpa con quale affrontare anche delle gare di ultra distanza, con quale poter anche andare su diversi tipi di terreno. Un prezzo alla fine che comunque non è per nulla male, considerato che i prezzi delle scarpe da trail ultimamente si stanno alzando, quindi qualcosa che sta ancora poco sopra i 100 euro è comunque un ottimo affare. Ecco che è sicuramente una scarpa che ci durerà nel tempo e con quale potremo divertirci parecchio. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauriente e esaustivo anche per questa recensione, vi ringrazio per averla guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!